Buongiorno, buon inizio settimana. Ciao pappa, come stai? Stavo meglio ieri. Ah, stavi meglio ieri perché non c'ero io. E volevo mare. In riva al mare, poi? Tutto stinnicchiato. E allora? Ma solo? Che batto? Eri solo, sto chiedendo. Sì, ero solo, certo. No, al solo, al sole, solo. Va bene, ieri a mare, quindi oggi in terra. Siamo 70 anni che sogno a mare. E, no, dicevo. Penso che andare sotto terra. Ah, vero, quando deve andare sotto sì, terra. Certo. Comunque verrà il tempo per tutti. Sì. E quindi. Scritto. È scritto. Prima o dopo tutti dovete morire. Prima o dopo tutti dovete. Dici tu no. Ma finiscila per favore, Parasporo, vai con la prima proposta. Mi chiedo chi sono dentro questo caos. Là fuori c'è il fuoco, corri un mo' burnout. Fuori le luci, qui dentro blackout. Se mi stai accanto mi vedi già stanco. Dentro sto affanno, mi sta pedinando. Settimane a carburare solitudine. E anche insieme a mille persone ancora quella sensazione. Tratteremo un argomento molto delicato, va bene? Ma va, tutti i nostri argomenti sono delicati perché ci vengono segnalati da ascoltatori, coloro i quali guardano la nostra trasmissione sui social, e quindi ci è stato segnalato questo. Vai dalla regia. Questo, così come altri che sono dietro e tante altri durante tutta la via, il tragitto della via La Farina,
sono dei buchi che sono stati fatti senza avere un minimo di programmazione, mi domando, perché poi sono stati ricoperti in quanto erano in zone o sotto un semaforo o alla fermata dell'autobus, in luoghi dove l'albero non poteva essere piantato. Ammesso e non concesso che l'errore, vabbè. Ma non è un errore. Ma non è un errore, è una cosa. Ce lo posso spiegare. Dimmelo. Dove era questo buco? Alla fermata dell'autobus, giusto? Sì. Stava soltanto l'autobus e passava male. No, 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 non la girare, non fare così. Questi buchi, visto e considerato che gli alberelli di Forestamè non potevano essere messi, sono stati ricoperti. Però quella è sabbia. Quando pioverà? Quando pioverà? Quell'alberello, quel fosso diventerà una pozzanghera. Così come quella accanto ancora, quella là, e diventerà un buco. Se non si passa l'asfalto, se non si chiude com'era prima, si deve asfaltare e chiudere. L'errore, ripeto, ci può stare, che anche se la programmazione tra testa e piedi dovrebbero funzionare, lì non dovevano essere fatti buchi. L'ansia di buco. Di dover mettere tutti questi alberelli, che non so quante migliaia di alberi sono stati acquistati, e si sono accorti che lì non poteva andare, quindi hanno coperto. Ma è coperto, bisogna asfaltarlo e evitare che lì diventi una buca pericolosa per pedoni, per le auto e per l'arancino. No, pidone arancini, ma se fa mangiare, pensi? C'hai fame? È settimana, c'ha fame? Già quanto granito ti sei mangiato? Qualche baba e una boscia. La brioscia? Quanto baba e una boscia. La giornata era moscia? E mi sono mangiato mezza baba a brioscia. E si è mangiato mezza capanna a brioscia. Dovete sapere che lui, con quel becco che ha, Paraspora inquadra quel becco, a granita, con due pezzettini, mezza brioche da una granita e mezza brioche da, ne mangia due granite alla volta, perché ha bisogno. Guardate là che becco c'è, entra con tutto il bicchiere. Ma quando mai? E come quando mai? Tu sei un mangiolo, ma hai visto che ti sei fatto grasso proprio? Veramente dovessi andare in palestra. Oh, benedetto Dio, guarda qua invece io. ci viene a ridere. Va bene, ti faccio vedere io ora, appena usciamo ne facciamo una custa sotto qua a mia Marco Polo. Chi arriva prima si mangia la brioche. Okay. E allora sono passati i primi 5 minuti, ora rimane la seconda parte della trasmissione. Ancora buongiorno, buon lunedì, vai con la seconda proposta. Vai. Parasporo, che vai. Sia simpatica. Di l'acqua non si vede, ma sto in un mare di merda tra le sirene. E tutto intorno provano a darmela bere. Mi spiace, non lo raschio quel fondo del tuo bicchiere. Quella via si fa contorta, e lo sento il peso addosso di ogni mia battaglia persa. Ma ci riprovo un'altra volta, ma non si può tornare indietro come il principe di Persia. È ora che cambio la rotta e spiego le vele come luna rossa. Nel mezzo tra l'alta e la bassa marea, mi sento come Ulisse nell'Odissea. E quante volte dopo un urto sono distrutto, come un appartamento a seguito di un furto. E come gli abitanti di Amatrice, rinasco come una fenice. Ma sono in alto mare, tra venti e tsunami, se passo agli squali non voglio affondare. Io continuo a navigare, e fondo lo so dove voglio arrivare. Non contano i mezzi che mi tocca usare.
sempre imbarazzata. Io li sgamo tutti, manco avessi il radar. E seguo la mia stella che è lassù, spero che non cada. Sguazzo nei miei drammi, provi a consolarmi. Non ti sei accorto che la vita è come l'ultima sfida di Joe Darwin. E quando sbagli sei sommerso a tanti te. Voglio andare così tanto lontano da scordare pure il punto di partenza. Voglio la gloria, non mi basta l'ebbrezza. E amore mio, tu stringi ancora la mia mano. Se vuoi mollare non farlo, no. Che già ne ho persi di compagni di viaggio. A testa alta insieme al nostro equipaggio. Tutta l'area in baggio. Ma sono in alto mare, tra venti e tsunami. Se passo agli squali non voglio affondare. Io continuo a navigare e in fondo lo so dove voglio arrivare. Non contano i mezzi che mi tocca usare. La vita è una tempesta, ma son pronto a salvare. Senti, ascolta un attimo. Senti. Qui siamo, dove siamo noi? Ah. Dove siamo, com'è sta sede, come si chiama? Ansia TV. Ansia. Tu non mi devi fare venire l'ansia. Ansia TV, a tronco. Ansia TV. La trasmissione è tra il serio e il faceto. Sono sempre io il serio. È sempre lui il serio, io sono il faceto. Vabbè, ormai è fatto così. È lunedì, allora. Ma arrabbiato, lunedì, dopo parlo tutto sì. Vabbè, ma tutti i giorni sono così, non ma sono lunedì. Sabato e domenica. Sabato e domenica no, e noi non andiamo in onda. Potete mandare le vostre segnalazioni al numero di WhatsApp, potete dirci quello che volete, noi verificheremo, manderemo sul luogo prima Pap, il quale viene accolto con tanto affetto da tutte le persone che ci sono lì, tranne speriamo i macellai, non so perché. Appunto. Secondo me si scanta io. Ma lo sai là che fanno? Non è che tirano più ormai il collo. No, staccano il collo e fanno il papero ripieno. Chissà come sarà questo papero. Brutto, vero? Acido. Noi non lo possiamo uccidere ormai. Sono 50 anni visto che ci viene appresso. Vabbè, lasciamo tutto. Siamo rimasti di saluti. Buon inizio settimana. Buona giornata a tutti voi. Buon lavoro per chi ancora. Dove vai, mamma? Ora io vado e mi compro una granita. Una granita di limone, ma perché sì, hai da dire qualcosa? Bacio sul portone. Quale bacio sul portone? Non si diceva. No, dicevano niente, io vado, mi piglio una granita di limone e una brioche alla faccia tua. E io? E tu che ne so? Ah, sei in macchina con me tu? Facciamo la corsa. Ah, facciamo la corsa, vero? Chi vince non paga. Mancia. Chi perde paga. Buongiorno a tutti, buon divertimento. E Parasporo? Viene dopo. Ah, viene dopo con la macchina. Ok. Buongiorno a voi. Ciao.